Una truffa per poco meno di 20 milioni di euro alla legge 488 è stata scoperta da Mantea dalla Guardia di Finanza, che ha denunciato a vario titolo 8 persone. L'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Paola, riguarda l'impianto di una fabbrica ad alto contenuto di innovazione tecnologica, dietro la quale sarebbero stati distratti fondi ricevuti. I finanzieri hanno cominciato l'indagine sospettiti dei diversi cambiamenti di sede di una società della provincia bresciana e sono successivamente emersi anche dati falsi circa l'impegno di manodopera per la realizzazione degli impianti. L'attività dei finanzieri ha consentito di bloccare la parte non ancora erogata del finanziamento, pari a circa 9 milioni di euro, e sequestrare nelle banche la parte di risorse percepita ma non ancora prelevata e beni della società per circa 10 milioni di euro.